Melissa Stefanacci si è dimessa da vice sindaco e assessore all'ambiente del comune di Vaiano, una decisione maturata subito dopo aver accettato l'incarico di difensore di fiducia di Patrizia Carmagnini, la proprietaria dell'immobile situato alla Tignamica, frazione di Vaiano, nell'incendio del quale sono morti due operai cinesi. L'avvocato Stefanacci ha consegnato ieri la lettera di dimissioni al sindaco Primo Bosi. Evidentemente il legale ha voluto evitare ogni possibile strumentalizzazione sul suo ruolo di amministratore pubblico. Patrizia Carmagnini è indagata dalla Procura di Prato per omicidio colposo plurimo e omissione dolosa delle cautele antinfortunistiche nei luoghi di lavoro. Con la proprietaria dell'immobile sono stati iscritti sul registro delle notizie di reato altre tre persone: l'elettricista che ha lavorato all'impianto elettrico dell'abitazione e i due cinesi, marito e moglie, ritenuti gestori dell'azienda fantasma impiantata nella mansarda distrutta dal rogo. Le accuse sono le stesse per tutti, fatta eccezione per l'elettricista, nei confronti del quale la Procura ipotizza, oltre all'omicidio colposo plurimo, il reato di incendio. Ieri intanto il medico legale ha concluso l'autopsia sui corpi delle due vittime, confermato il decesso per intossicazione da monossido di carbonio, mentre non sono stati rilevati segni di ustione. Ci vorranno invece 60 giorni per il risultato dell'esame tossicologico. Nessuno degli indagati al momento è stato sentito dai sostituti procuratori Lorenzo Gestri e Francesco Sottosanti, che dallo scorso 26 agosto, senza interruzioni, sono concentrati sul caso. Il fascicolo di indagine continua ad ingrossarsi. Agli ovviamente anche la lettera datata 3 agosto con la quale la proprietaria dell'immobile intimava la sua inquilina di ripristinare lo stato dei luoghi e rispetto alla quale il sindaco di Vaiano aveva rivolto un appello ai cittadini per fare arrivare segnalazioni e denunce direttamente al comune oppure alle forze dell'ordine. Quanto alle vittime, il consolato cinese ha fatto soltanto sapere ai carabinieri di aver rintracciato i familiari e di avere avviato le pratiche per farli arrivare in Italia, ma a questo non ha fatto seguito nessuna comunicazione ufficiale, nonostante un paio di sollecitazioni inviate dal comando provinciale dell'Arma e quelle verbali del procuratore capo Giuseppe Nicolosi, che ha ricevuto il console nei giorni successivi alla tragedia.